siamo già al 90esimo, quindi abbiamo esaurito quello che viene considerato il tempo regolamentare. Vedremo quanto recupererà l'arbitro francese Biguet. Nessun recupero e noi allora cediamo subito la linea 2-0 per l'Inter, che si qualifica per la finalissima che verrà giocata l'andata all'8 qui a San Siro. Ci dovrebbe essere pronto il collega Amedeo Goria per le interviste. Gli cediamo naturalmente linea e microfono. Dopo 19 anni l'Inter riconquista una finale europea. Direi molto importante, l'abbiamo anche meritato, abbiamo giocato un bellissimo europeo, quindi adesso vogliamo di fare una finale degna di quello che è questo nostro campionato. Obiettivamente era stato più difficile contro il Rapid Vienna e contro l'Aston Villa soprattutto. Bene, abbiamo sbloccato subito e questo è un motivo importante, perché abbiamo anche portato una vittoria direi contro il Quintana nel secondo tempo. Contro la Roma? Beh, vediamo, giochiamocela. Ecco Nicola Berti, Aldo Serena, non hai mai vinto una Coppa Europea, potrebbe essere la volta buona, anche se lo scontro con la Roma sarà difficilissimo, credo, è tutto italiano. Ma senz'altro, noi giocheremo questa gara con tutte le nostre risorse, anche se la Roma è una grande squadra e non speriamo certo di vincere, perché si arriva in finale dopo tantissimi anni. Walter Zenga, finalmente una finale europea. Sì, grandissima soddisfazione. Contro la Roma, contro il tuo amico Cervone. Vediamo, sono contento per lui, perché è un ragazzo che ha sofferto molto e merita quello che sta facendo. Siete sfavoriti per il fatto di giocare la prima finale a San Siro? Guarda, dopo 20 anni cosa vuoi che ce ne frega giocare la prima finale in casa fuori? E con questa conclusione elementare di Walter Zenga restituisco la linea a Ennio Betanza.